Stiamo navigando l'Argentario, siamo appena usciti da Cala Liberata e stiamo andando a circa 3,3 nodi. Impegniamo una potenza di 1,2 kW al motore. Stiamo costeggiando l'Argentario e ci stiamo avvicinando a Porto Santo Stefano. Ora aumento un pochino la potenza. Con un assorbimento di 2,6 kW. Il mare è mosso? No, è solo un po' di ondina, non è mosso. Ora lo porto alla massima potenza e tu devi inquadrare il motore. Siamo arrivati alla massima potenza che è 6,8 kW. Stiamo navigando con un assorbimento di 1 kW e riusciamo a tenere i 3 nodi. Stiamo passando Porto Santo Stefano, che è qua. E laggiù vediamo le antenne dell'Argentario. La navigazione è piacevole. Fatto un'ora di navigazione e la batterie sono cariche al 76%, teniamo d'occhio con l'app di Gestor e stiamo per arrivare alla punta dell'Argentario che costeggia Porto Santo Stefano, che è di qua. Sono molti motoscafi in mare. Abbiamo scelto di viaggiare con un assorbimento di 1 kW circa, perché questa andatura ci consente di viaggiare a circa 3 nodi e quindi è una discreta velocità per questa barca e per questo motore che, lo ricordiamo, è sottodimensionato rispetto al peso della barca. La barca da sola pesa, con tutta l'attrezzatura, 750 kg più i passeggeri. Oggi siamo in due, quindi c'è da aggiungere il peso di due persone. Il motore è da 10 HP, corrispondente 10 HP, però in realtà si tratta di un motore che può avere un assorbimento massimo di 7 kW. Come abbiamo detto già nei precedenti video, non c'è una corrispondenza diretta, nel senso che i motori elettrici riescono a dare una spinta maggiore al piede, quindi all'elica. Questo perché hanno meno ingranaggi, per esempio questo motore non ha il cambio, e ha un cambio elettronico e quindi ha meno attriti. In più, essendo un motore elettrico, ha un momento di coppia
maggiore che lo dà a qualsiasi regime di giri, mentre i motori endotermici hanno un problema con il numero di giri del motore. Ecco, stiamo girando sulla punta di Porto Santo Stefano e in fondo vediamo l'isola del Giglio. C'è anche un veliero che ci sta incrociando. Sta navigando su queste acque. È ovvio che non vengono dalla grande sana con la barca vera. Abbiamo fatto 3 ore e mezza di navigazione e siamo tornati con il 50% di carica per le batterie. E quindi il test è riuscito molto bene e siamo molto soddisfatti.